Eccoci qui, ben ritrovati in questo nuovo video. Carissimi amici, andiamo avanti a guardare i 2 euro commemorativi e oggi guardiamo l'ultimo 2 euro commemorativo dell'anno 2023. Moneta che arriva dalla Slovenia e devo dire che è una moneta anche abbastanza carina. Poi, come sapete, tra qualche giorno farò il video dove vi farò vedere tutti i 2 euro commemorativi dell'anno 2023, un po' più che altro perché ci sono un po' di aggiornamenti per quanto riguardano i valori delle monete, cioè i prezzi che hanno, perché qualcuno è aumentato, qualcuno bene o male è rimasto diciamo col prezzo invariato. Per quanto riguarda la moneta che andiamo a guardare oggi, una moneta molto carina, come tema, come dicevo, abbiamo il 150° anniversario della nascita di Josip Plemen, moneta che arriva dalla Slovenia, e come potete notare nel centro della moneta troviamo parte dell'equazione che Josip Plemen è stato il primo al mondo a risolvere, dove troviamo numeri e simboli che ruotano in cerchi, illustrando la rotazione dei pianeti, il movimento nello spazio e allo stesso tempo l'unione di singoli elementi inseparabili in un tutto. Questa, diciamo, unisce un po' le due aree di lavoro e di ricerca di Plemen, matematica e astronomia, perché sono, diciamo, insieme unite. E poi, come potete notare, nei cerchi e nelle cifre troviamo anche la scritta Slovenia, in questa posizione qui dove la Slovenia identifica le proprie monete, il conio 2023, il conio di quest'anno, facciamo attenzione, poi abbiamo anche la scritta Josip Plemen 1873 in questa posizione qui. Dove ci starà 5 punte? Facciamo attenzione. Cosa c'è da dire altro per quanto riguarda la moneta della Slovenia? Che non ha nessun segno di zecca, come potete notare, perché le monete della Slovenia vengono coniate da diverse zecche della zona euro e questa moneta è stata coniata da una zecca che noi conosciamo molto bene. Andiamo a guardare insieme i valori facciali, il valore nominale in questa posizione qui, il valore 2 euro, come potete notare. Sul bordo troviamo la scritta Slovenia, vediamo se riusciamo a metterla a fuoco. Comunque ci dovrebbe essere la scritta Slovenia in questa posizione qui, proprio nel bordo della moneta. Per quanto riguarda la tiratura, facciamo attenzione perché abbiamo una tiratura di 1 milione di pezzi per quanto riguarda la moneta. Tutte le monete sono state coniate in Italia, anche i rotolini per la circolazione, perciò sono state coniate dalla nostra zecca. Per quanto riguarda i rotolini abbiamo 990.250 pezzi. Nelle divisionali in fior di conio abbiamo, cioè le divisionali sono state fatte proprio in Italia, anche quelle abbiamo 6.000 pezzi. Per quanto riguarda invece le divisionali in fondo specchio, fate attenzione perché sono solo 750 pezzi. Parliamo della divisionale totale e all'interno sono state inserite i 2 euro commemorativi, cioè sono solo 750 pezzi. Per quanto riguarda invece, attenzione, le monete in fondo specchio sono state messe a parte, cioè da sole, solo in capsula, fate attenzione a questa cosa, sono 3.000 pezzi, perciò per un totale di 1 milione di pezzi. Queste sono, diciamo, un po' le tirature. Per quanto riguarda invece il prezzo della moneta, in questo momento qua in Italia è disponibile un po' in tutti i negozi della numismatica, comunque è una moneta con una tiratura veramente molto alta e molto probabilmente la troveremo anche in circolazione, ma comunque se la volete in fior di conio, in questo momento qua si aggira dai 3,50 ai 4 euro, comunque sia è una moneta che potete trovare benissimo sia nei negozi della numismatica, ma secondo me se aspettate qualche giorno anche in circolazione. Finitura abbastanza carina, devo dire, perché si vede che brilla veramente molto molto bene la moneta, guardate, nonostante è stata coniata dalla nostra zecca, ha fatto un lavoro abbastanza, diciamo, bello per quanto riguarda la moneta per la circolazione. E niente, questa è l'ultima moneta di quest'anno e noi adesso, come sempre, ci vediamo nel prossimo video dove vi farò vedere tutti i 2 euro commemorativi. Poi voi a casa, come sempre, controllate se avete tutto. Niente, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi saluto e noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.